Mettele insieme che accade laggiù, bibi di bobi di bu. Salagadù, la mencicabù, la bibi di bobi di bu. Salve, siamo in una casa benestante dove ci sono una ragazza, un padre, una madre e un fratello. La ragazza Amleta è scorbuti che quasi sempre lotta con i genitori. Padre è un uomo serio. Serio! Così va male. Il fratello è un ragazzo sicuro di sé. Fare i compiti di latino o quelli di italiano, questo è il dilemma. La madre, una donna molto calma. Senti, non mi stai disturbando! Vai via! Il fantasma, una figura losca e rude. Scusa, formichina, se ti ho scontrato con il mio lenzuolo. Un giorno come tutti gli altri, alla sera a tavola. Mangia Amleta, non ti piace la cena di stasera? Che poi è come tutte le altre, con carote crude e insalata. Appetito, mamma, me ne vado a dormire. La dieta, vuole fare la modella. E con queste storie mangia, altrimenti sarà la tua ultima cena. So che non ho fame, se vuoi scusarmi. Quella creatura di una ragazzina, se ne è proprio che è tua figlia. Ha avuto una giornata difficile, devi comprenderla. E siamo generosi, continuiamo ad educare in questo modo. Non mi darà mai così. Anzi, sai cosa ti dico? Mangiatela tu questa schifezza. E questa sera, come tutte le altre del resto, sparecchierai tu la tavola, capito? Sempre la stessa storia. Ogni sera, per una scusa o per l'altra, fanno sparecchiare sempre a me. Pazienza, tanto ormai sono condannato. Tu va pure a dormire. Domani hai compito in classe, vero? Sì, papà, è vero. Buonanotte, allora. Ora andiamo a vedere che cosa succede nelle varie stanze. Dunque, prima andiamo nella stanza dei genitori di Amleta. Aristotele! Sveglia! Ti vuoi svegliare? Cosa c'è? Gli hai dato qualcosa a casa? No, voglio solo dirti che non capisco una parola, che è il paragrafo 5 di questa rivista. Oh! Cosa ti hai preso? Ed ora andiamo un po' a vedere nella camera di Giovanni, il fratello di Amleta. Mai non vi è nessuno. Mi chiedo dove possa essere andato. Ah sì, se andiamo in camera di Amleta lo troveremo di certo. Ciao Amleta, come ti va? La sua parte di convenevoli mi hai portato da mangiare. Ero indeciso su cosa prendere.
essere così. Non ti ho portato nulla. Ma perché mi è capitato un fratello così? Ma non è colpa mia se sono costretta a interpretare il ruolo dell'indeciso. Sì, sì, hai ragione, ora puoi andare, grazie. Ok, a domani, ciao! Che sonno. Penso di andare a letto anch'io ora. Ehi, ma che cosa succede? Oh no, ho capito. Sarà una notte come tutte le altre, dove non si riuscirà a dormire, con il solito fantasma che girerà nei sotterranei della casa. Bah! Ehi! Ma che cos'è quella luce? Oh no! Il fantasma ha deciso di venire nella stanza di Amleto, chissà che cosa vorrà fare. Cosa? Oh no! Ma dov'è Amleta?
parlando? Pronto? Buongiorno, sono Valeria Pianello, una ragazza di 16 anni. Volevo esporti un fatto. Questa notte, in casa mia, è venuto un fantasma che diceva di essere il padre di mia madre, non ho ben capito, e mi ha costretto a uccidere mio padre. Ma io non l'ho fatto. E... cosa? Oddio, non è misteri. Oh! Niente, niente, niente! Non è vero, che grossa bugia! Pronto? Pronto? Ciao Violetta, come te la passi? Male. Perché? Allora, io stanotte, tu devi sapere, è venuto un fantasma che diceva di essere il padre di della strella, della mamma, e ha costretto me a uccidere papà. Ma lo sai, com'è tanto buono, bravo e tanto bello, e non potevo ucciderlo, quindi ha detto che se non lo uccido mi fa scomparire dalla faccia della terra. Cosa posso fare? È un bel enigma. Uccidere papà o farsi uccidere? Questo è il dilemma. Dammi un consiglio. Aspetta, ci penserò. Prima fammi vedere il TGR. No! No! No, perché devi sapere che volevo telefonare a Misteri e raccontare questo fatto. Ho sbagliato il numero e ho telefonato al TGR. Aspetta un attimo. Tu hai telefonato al TGR che esporrà il tuo fatto in TV. Cosa posso fare? Non saprei. A tavola! Un attimo! Non saprei proprio cosa fare. Nessun un attimo, Emilia, qui subito! Arriviamo! Eccoci. Era ora che arrivaste. Su, avanti. Oggi c'è pane secco con contorno di acqua piovana. Tipo, peggio dell'altra volta. Ah, ma proprio più con tanto bere. Ditelo a vostro padre che non vuole e non trova un lavoro. Non c'è, ma la accendiamo la TV che c'è il TGR. No, non mi sembra il caso. Accendiamo, oggi è l'ultimo giorno che la possiamo vedere. Domani vengono a ritirarla perché non abbiamo pagato il canone TV per mancanza di fondi.